È il Duomo questo? Non con questo accento. Sarei potuto venire a Catania e fare views facili. Ma che dico facili? Facilissime. Ma che dico facilissime? Proprio me l'avrebbero proprio portate con la cariola. Perché? Perché negli ultimi anni ormai Catania risulta sui social la patria del food porn. Quindi mi sarebbe semplicemente bastato fare 2-3 episodi di Marchette Criminali ed eccolo lì che mi ero portato a casa, no, la pagnotta e il pagnottone. Invece sono venuto a Catania grazie a lui, catanesi, dovete ringraziare a lui, perché io avevo rosicato sulla box domande di Instagram quando avevo cominciato a chiedere consigli, perché mi avete iniziato a mandare in posti orribili. Lui mi ha convinto a venire facendomi da cicerone in tutti i video, sta dando una grossa mano anche a Giulia. E cos'è e cosa voglio fare, cosa vogliamo invece fare in questi video di Catania? Far vedere la roba buona, la Catania bella, le botteghe che ancora e i posti che lavorano bene. Quindi no a scapito delle views che mi sarei potuto portare a casa, non far vedere le colate di pistacchio, perché quelle già i social le sono pieni, ma invece dare risalto a roba buona, i posti buoni e la tradizione. Ovviamente cominciamo con due video al centro storico, dove non ci sarà sta roba da rigirarsi gli occhi, ok? Ma ci saranno ovviamente video al di fuori del centro storico con arancini fantastici, cipolline eccezionali, polpette di cavallo, dovemo fare la granita, non la famo? Certo. Quindi ci saranno più cose dando appunto risalto alla roba buona invece che alle food pornate. Oggi facciamo sempre nel centro storico, come nel primo episodio degli arancini, le rosticcerie. Rosticceria intesa come tavola calda. Io il termine rosticceria l'ho usato sin dall'inizio da Roma appositamente, perché la rosticceria intesa come tavola calda comprende tante cose. Quindi a Roma mi posso mangiare il pomodoro con riso, da un'altra parte mi posso mangiare il pollo o spiedo. Qui a Catania che cosa andiamo a cercare noi? A Catania, in generale in Sicilia, quantomeno a Catania e Palermo, per rosticceria si intende la tavola calda, quindi arancini, cipolline, tutti i pezzi di tavola calda. Gli arancini. I rustici, chiamiamoli rustici. Esatto, gli arancini abbiamo fatto episodio a parte verticale. Perché ha senso fare un episodio a parte, adesso il resto della tavola calda. Quindi cipolline e rustici in generale. Se vogliamo dirlo più in italiano, forse i rustici. I rustici. Sì, i rustici. I salati, diciamo, che ma da bar, da rosticceria. Che tra l'altro qui a Catania molti le fanno proprio i bar, cioè si va al bar a prendere a mangiare i pezzi da tavola calda. A Catania e provincia solitamente si va al bar, oppure fuori al centro storico ci sono anche delle rosticcerie o delle friggitorie, però sì, principalmente si va nei bar. Nella nostra cultura, diciamo che non è detto che un posto faccia bene sia gli arancini sia il resto della tavola calda, perché come ti spiegavo, essendo preparazioni molto diverse, un posto magari fa fortissimo sul resto della tavola calda e malaccio negli arancini o viceversa. Però ci sono alcuni posti che fortunatamente riesci a trovare tutto buono. Però sì, forse per non accavallare, cerchiamo, diciamo, cerchiamo di scoprire più posti possibili. Quindi rosticceria criminale centro storico, cominciamo, perché già se siamo dilungati troppo. Dove andiamo? Dove dobbiamo andare a mangiare? Devi decidere tu, o di là o di qua. Dimmi te, ce l'hai tre posti, certo, al centro storico, no? quali sono, dai? Abbiamo detto Spinella, Barmazzini e Scardaci. È chiuso. Vediamo. Ma è chiuso. Faccio come Artix. No, non è chiuso. È chiuso. Cioè che fai? Mi porti nei posti chiusi. Selezioni le cose che sono chiuse. Io domenica. Te l'ho detto però, occhio centro. Domani, eh. Vabbè, dai, andiamo un'altra parte, non è un problema.
È chiuso. È chiuso, due. È chiuso. Caffè Mazzini, due. No, ma te lo prendi tu. Vincenzo, due. Due. Vincenzo, due. Datemi l'ombrello per Attrix. Catanese, che non sai che i posti dove mi vuoi portare sono chiusi. Ma se stiamo girando da due giorni come le trottole, è chiaro che poi uno, no, perde ma un attimo. Ma è domenica, siamo nel centro storico, ma se sei chiuso. Caffè ma Mazzini, due. No, scherzo. Vincenzo, due. Vincenzo, due. Anche Etna, due, anche Etna, due. Vabbè, dove andiamo adesso allora? Andiamo a Scardaci, dai. Ma poi bisogna trovarne un terzo, eh. Sì. Vabbè, no, mo. Quindi mi hai fatto camminare a vuoto. Ma vabbè, sì, camminiamo inutilmente, dai. No, dai, un po' di, dai, un camminiamo po' di movimento, no? Sì, tanto io cammino. Hai visto poco. Piazza Mazzini? Guarda Porta Ferdinand, il trionfo, il de nero, che, il macchine. Nero, il nero della lava, il bianco della pietra, il siracusano, Melior de Cinere Surgo, la fenice che risale, risorge dalle sue ceneri, più bella, Melior, più bella. Dopo la colata del 1669 e il terremoto del 1693, il terremoto del Vallo di Noto che distrusse da Catania in giù tutto il Vallo di Noto. Porta Ferdinandea, oggi Porta Garibaldi, forse di nuovo Porta Ferdinandea. Ma che mi fai, so una magna di cipolline? Perché non hai cultura, non hai cultura. Primo, quindi, è Useda Caffè. Caffè. Caffè, sì. Via Cardinale Dusmet. Dusmet, via Dusmet. 7. Accanto Porta Useda. Sì, appena uscito dalla porta, a destra. Abbiamo preso due pezzi volanti perché non c'era granché di scelta. Era già orario di pranzo, pasta, cose. Comunque 2 euro a pezzo, proprio prezzi. Capito, ridicoli, ridicoli veramente. Cioè i prezzi che stiamo trovando a Catania rispetto a come siamo abituati e Giulia nelle altre città, Roma, Firenze, Bologna, Milano, cioè veramente stiamo mangiando, cioè, pochissimo in centro. Anche fosse un 6 hai speso 2 euro hai pranzato. Sì, 2 euro, 2 e 2, 4. 4 euro per due pezzi. Abbiamo preso la classica cipollina e una cartocciata. Vabbè, mi sembra ben cotta, la sento un po' moscia. Quasi un po' sfibrata, sfogliata. Però la cipolla è più bella di... Sì, un po'... È una cottura unica di pomodoro e cipolla, si vede proprio palese. Però è la pasta che mi lascia un po' interdetto. Vedi qua che è molto bianca, sì. Quindi magari è rimasta un po' indietro di cottura. Credo, mo andiamo a assaggiare, però... L'odore è buono. L'odore è buono. Prosciutto buono anche. Pimento dentro va anche bene, mi piace, no, nel complesso il sapore è buono, però è moscia, è proprio moscia. Perché è una mezza sfoglia, quindi sfoglia poco. Ed è rimasta indietro di cottura. È rimasta un po' indietro di cottura, ambare, un po' di deno. Sì, è vero. Dentro sì. Non puoi negare questo. Però il condimento è molto buono, eh. Il condimento è molto buono. Non è una spallaccia. No, dentro è buono. Quindi infatti è un... Il riempimento è una cosa che gli vale un voto super, cioè abbondante alla sufficienza. 2 euro. Però il resto, sì, però non è che tu mi puoi fare lavaggio del psicologico del cervello. Io sono oggettivo, dico i lati positivi e i lati negativi. No, tu stai là come un martello, capito? Perché vuoi strappare per la tua Catania i voti migliori. Non è vero, è un locale che non conosco nemmeno bene, non è vero. Cartocciata? Cartocciata semplice, quella classica. Quindi cotta bene. Prosciutto, pomodoro e formaggio. La cartocciata che è? Un impasto di cosa? Un impasto brioche, è un tipo un calzoncino al forno di impasto brioche. Questa è bella. La base, quella classica. Comunque è bella, guarda dentro. Ah, ci sono pure le olive, guarda. No, licenza poetica. Però è... È abbondante nei condimenti. Guarda, e poi tra l'altro non ce le siamo fatte scaldare. Cioè erano cose pronte che mi ha detto le vorrete più calde perché sono tiepide. No, daccele così. È un bel prodotto, quindi appena fatto. L'odore è quello della merenda a scuola proprio, sì. Di casa. Questa è calda. Questa è proprio calda. Altro che tiepida. Ai. Questa è cotta. Impasto brioche, dolce. È un impasto che trovi anche nel resto dell'isola in realtà, soprattutto a Palermo, ma anche a Messina. Insomma, solitamente la rosticceria siciliana utilizza molto questo impasto qui. Ed è
un po' più spinto di zucchero e anche dello strutto dentro. Però c'è un bel contrasto col salato. Sì, sì, l'impasto è dolciastro e poi sì, viene usato per i salati. Beh, questa è bella perché comunque sia, oltre ad essere cotta bene, è gonfia di ingredienti. Nel complesso a 2 euro a pezzo io il 7 glielo darei. Fino a che non avevo assaggiato questa 6 e mezzo, ma con questa 7 glielo darei, no? 7 meno? No, secondo me di più di 7. Perché no dai, costa 2 euro. Siamo in centro storico, cioè i turisti arrivano qua. Siamo in pieno centro. Siamo proprio in pieno centro, questa è una delle porte principali della città. Cioè devo valutare pure per il rapporto con il prezzo. Giulia, dietro sì. E mi fa No, ma secondo me c'è ragione, cioè. Se magari andiamo in uno di quelli super famosi che mi ricordo che sono ottimi, invece poi mangiamo peggio e paghiamo 2,80, magari 2,40, 2,50, che ne so. Oppure ce ne andiamo di lato, non dico dove, e paghiamo 3 euro. Che missili che attacca. 7 e mezzo? Secondo me sì. 7 e un quarto, 7 e 20. Visto che tanto tutti ogni volta si lamentano che gli ospiti diventano miei succubi. Io so succube suo. Guarda, famo che decide Giulietta. Dai morso Giulietta. Dove vuoi essere? Qua che ti prende il prosciutto. Vai. E tutta la roba. È più da 7 o da 7 e mezzo? Anche rapporto qualità-prezzo. 7 più? 7 e mezzo è troppo secondo me. Ma 7 più è incompleto. No vabbè, 7 più ci sta. 7 più sì. Non meno di 7, dai, 2 dai, euro sì. A pezzo, ma che è? Dove mangi in Italia 2 euro a pezzo? 7 più. Secondo posto? Scardaci. Mentre l'Etna sbuffa. De Gassa. Questo qua, Scardaci Caffè. Vietnea, questo è un bar abbastanza famoso, ha cambiato zona, prima non era qui, adesso è in Vietnea, è più piccolino, prima era più grande in un'altra zona. Andiamo a vedere che c'ha. L'anfiteatro romano. Quello sotto, nella buca? Quello sotto, sì, è tutto giù, tutto qui, sotto questi palazzi, si può entrare giù, cioè adesso no perché hanno fatto dei restauri, ma è tutto giù, questa è la parte che riaffiora diciamo. E quella chiesa che cos'è? Quella è la chiesa di San Biagio, detta anche Sant'Agata alla Fornace, e dietro c'è Sant'Agata al Carcere, queste sono le chiese del culto agatino. Quello è il monumento a Vincenzo Bellini, siamo in piazza Stesicoro e sotto ha i suoi 4 personaggi principali, diciamo delle sue 4 opere più famose. Tra cui Norma, no. Chiaramente, i puritani. Quindi la pasta alla Norma è, no? Di? È di Catania, non è di Norma in provincia di Latina, come dice l'amico tuo là, chi è, non lo so. Però l'anfiteatro è? Ma Catania è romana, romano. Te l'ho detto. L'anfiteatro romano, le terme romane, l'indirizzo. Certo, questa cosa c'ha un peso specifico, imbarazzante. Imbarazzante per... 7,50 7,50 euro. 3 pezzi abbiamo preso, regà, questa botta perché c'era più scelta di cose. E 3 bombe assurde. Cioè, nel senso, con 7,50 euro alla faccia di tutti i food pornari, oppure di quelli che i video. Cosa mangio a 5 euro a Catania? Che te mangi il monno? Perché 7,50 euro, cioè non è che ci vuole una scienza o muori di fame. Perché per 7,50 euro, guarda che abbiamo preso. Puoi reagire? Grazie. Non è il mio accetto questo. Tia. E allora? Tia. Oh, ciao. Madonna. Questa è una cipollina. Questa è una cartocciata semplice. In più abbiamo preso questa cosa qui che è una bolognese. Con l'uovo. Con l'uovo. Sotto è... Impasto brioche. Impasto brioche. Sopra è sfoglia. Con l'uovo è una variante, un'aggiunta. Una volta mi raccontavi la facevano... Allora, la bolognese, se non erro, non vorrei sbagliare, ma credo proprio sia così, prende il nome bolognese proprio perché una volta era uno dei pezzi tavola calda con il ragù all'interno. Adesso a farla con ragù sono rimasti veramente in pochi perché è veramente pesa, proprio è veramente pesante. E quindi la classica è un po' come la cartocciata, pomodoro, prosciutto e formaggio. Noi ora abbiamo preso la variante con l'uovo sodo, ma ne esistono tante, con gli spinaci, con i wurstel, con le olive, con le melanzane. Però diciamo quella con l'uovo è forse una di quelle che si trova più spesso. Che bella, gonfia, oh. Gonfia davvero? Gonfia. Ma gonfia la fa schifo. Vado? La mossa è buona.
l'uovo è molto interessante nella tavola calda. Notate il prosciutto cotto, non pezzi di prosciutto cotto. No, lo strato di prosciutto più che altro. Lo strato. Mamma. Questo prosciutto è ancora più buono di quello lì. Madonna, è buono. Guarda quanta roba! Guarda, ma è una pizza questa! È parente del rustico leccese. Sì. Il rustico leccese è doppia sfoglia, sì, sopra e sotto. Sì, il rustico leccese ha la sfoglia sopra, la sfoglia sotto, e credo abbia anche la besciamella dentro, sì, e poi formaggio e pomodoro. Mentre nella bolognese solitamente il prosciutto c'è sempre, ma come in tutta la tavola calda, cioè il prosciutto cotto è... c'è una... sì. Ma che bombe c'è sono? Questa è la cartocciata, guarda, cioè è gonfia di roba. Questo è tutto in pasto brioche, beh, come la cartocciata. Sì, questo è esatto. Deduco, immagino di sì. Ma vabbè, cioè ci mettono troppa roba dentro. Quale vuoi? Tiè, uguale. Vedi questa, più abbondante. Buona. Così. È tutta roba buona. Qua si sente un po' più il formaggio, sembra quasi più una mozzarella, però è un po' più, c'è più morso. Cotta bene, abbondante. Questa è buona se devi prendere un mezzo, un treno, un pullman, perché alla fine non ti sporchi molto, è chiusa, è un calzoncino in un certo senso. Cartocciata. La semplice ha questa forma a raviolo. Le altre invece hanno una forma un po' tipo a cannolo quasi, chiuse da un lato e dall'altro. Questa non c'ha nulla da dire, perché comunque sia, è ben cotta, il ripieno c'è, è proprio buona a 360 gradi. Pomodoro non è acido, buon pomodoro. Guarda, io già sto sull'8,5 come voto, Mo vediamo la cipollina. Cipollina, stranamente, rispetto alle dimensioni più piccola. Esatto. Perché? Perché la cipollina tende, se si bagna col pomodoro e con la mozzarella, tende a rompersi. Quindi la misura, diciamo, evita di farla troppo enorme. È bella pesante, eh? Eh sì. È bella pesante, quindi è su. Questa sfoglia è fuori, è molto bella. Pure qua c'è il prosciutto cotto? Sì, sì, la vedo in tutte le cipolline. Comunque... Guarda, ma guarda quanto è gonfia. Tia. Sì, sì. Col condimento sti qua vanno forti. Ecco, qui la cipolla però è fatta separata, non come quella di poco fa. È cotta da sola e il pomodoro è aggiunto dopo. Cioè, pomodoro e cipolla non sono cotti assieme. Che mamma. Che svamba di cipolla, fortissima. Questo non è mezzo sfoglia, eh. Questo è sfoglia tutta. Cioè... Meglio, no? Sfoglia di più, è più... soddisfacente. Il morso è un po' meno gommoso, un po' più friabile. Vabbè, quello dipende dal bar, c'è chi preferisce usare la mezza sfoglia e chi la sfoglia totale. È buonissima. Se sei un amante della cipolla, sta cosa la devi mangiare per forza. Se non e sei tu vegano. Pensa che io, da turista, ma io, che, tranquillo, che cioè passeggiando, vedere un bar con quell'insegna, con quel format, con quegli ombrelloni, mai penserei di trovare roba del genere, mai entrerei, infatti. Invece, pure te, no, Giù? Pure a me lasciava proprio desiderata fuori. È un bar storico, un nome storico della... Che l'hanno rimodernato, ristrutturato. No, hanno dovuto cambiare sede. Sanno far lavoro loro. Rispecchiano la tradizione. Io qua ho mangiato molto bene. La roba era molto buona. Cioè, nel senso, tra ingredienti, riempimenti, cotture, paste, è roba da 8,5, però c'è da fare un'ulteriore modifica a questo voto per due plus. Il primo, la grandezza dei prodotti, cioè enorme. Nel senso, noi abbiamo preso delle cose che erano delle bombe a mano, e il prezzo. Cioè, in centro storico queste misure qua non si trovano più, e... ma in realtà anche fuori dal centro storico ormai i bar famosi tendono sempre più a rimpicciolire i pezzi. Poi in più il prezzo. Oh, 7,50 queste tre cose. 7,50. Cioè non ci prendi un panino nelle altre città. Cioè, nel senso, se tu stai a Roma e trovi un panino da 7,50, sei fortunato, un panino. Un panino.
Cioè qui 7,50 euro abbiamo preso delle cose enormi e buonissime. Quindi per quanto mi riguarda, mo non te voglio di 9, ma 9 meno. Pieno. Ci sta, perché 8 e mezzo gli sta stretto. No, il rapporto qualità-prezzo e grandezza di quello che abbiamo preso gli sta strettissimo. Però effettivamente contando che siamo in piazza Stesicoro, cioè pieno, centro storico, forse un 9, forse, vabbè. Ma per il gusto anche, perché non è solo grande ed economico, è proprio il gusto che è buono, gli ingredienti, la cipolla, il prosciutto che non è una merda, che non è difficile trovare prosciutto. No, magari non vogliamo alto sul 9 piano, però 9 meno, 9 vabbè, meno. Poi, oh, raga, davvero 9 meno, 9. Dai. Se io non ho mai assaggiato una cipollina o una cartocciata, con 2,50 euro assaggi una cosa del genere, voli, chiaramente. Ti credo. Ho volato io, che comunque ho mangiato. Terzo e ultimo posto, allora. Il posto che è quello? Spinella, sì, accanto Spinella. Savia. Spinella, diretto concorrente di Savia. Di Savia. Proprio se fanno la guerra da sempre. No, vabbè, diciamo. Se fanno la guerra no, però sono accanto, sono, cioè, chiaramente due attività che fanno la stessa cosa, è chiaro che non è che si ammazzano, però voglio dire, sono due attività simili una accanto all'altra, è normale. Noi Savia l'abbiamo fatta per gli arancini, a questo punto Spinella, la facciamo per la tavola calda. Per la tavola calda non mettiamo a confronto niente, ci teniamo quindi fuori politicamente corretti da ogni diatriba. Però Savia per l'arancino si è preso un buon otto, cioè, no? Sì. Ci ha fatto mangiare una cosa più che decorosa per stare al centro. E sulla cipollina. Vediamo come si comporta Spinella a questo punto con i rustici. Sì. Andiamo, dai. Bellissimo. C'è anche la madre di tutti i catanesi lì che guarda, diciamo, dietro questi alberi. Forse ci potremmo anche poggiare da qualche parte. Però poi non si vede il ma non meraviglioso voglio fare vedere, però lì c'è un po' d'ombra, per esempio. Andiamo all'ombra. Camminiamo ancora, dai. No, mangiamo all'impiedi così poi casca la cipollina. Facciamo? Sì. Abbiamo camminato 3 ore. 3 ore, manco 3 minuti, vabbè. Ragazzi, dai. Servizio un po' scocciato, posso dire? Era un po' scocciato, posso sì. dire? 5 euro comunque per due pezzi, quindi 2,50 euro l'uno. E quindi comunque vabbè, bar al centro, cioè i prezzi a Catania. Vabbè, relativamente basso. Per un catanese in realtà questo è caro. 2,50 euro. Un catanese ti dirà che è caro. Comunque, a sì, prescindere, sì, anche sì. se hai prezzi come gli altri. Sì, è caro. Perché fuori dal centro riesci ad avere prezzi diversi. Vabbè, siamo in centro. Lo so, però ti ripeto, per il catanese medio questi prezzi sono alti, ecco. Bolognese? Beh, non stiamo parlando delle bombe dell'altro bar. No, però è una misura giusta, questa è una misura più normale. E poi la sfoglia qui è un po' di più, fa tipo da copertura proprio. Beh, una bella sfoglia, senti come scrocchi. Sì. Prosciutto è buono. Comunque la sfoglia è superiore. Per me il pomodoro è molto dolce, con il prosciutto che è salatino ci sta, ma da solo sembra veramente una marmellata di pomodoro. La sfoglia è bella, la sfoglia è bellissima. Se parliamo di sfoglia... Sfoglia in tutti i sensi, proprio sfoglia. Sì, sì, se parliamo di sfoglia è fantastica, la sfoglia è buonissima. La sfoglia è proprio è una sfoglia da pasticceria fatta molto bene. E il riempimento, cioè il cucinato del secondo mi è piaciuto di più. La sfoglia di questo mi è piaciuta. Però il fatto è che questo è giusto, quello invece era esagerato. E questa è la norma in realtà. Guarda sta cipollina, poi l'ha messa dentro al sacchetto, si è sfaldata. Però si sfogliava anche lei. Tutta sfoglia. Sotto un po' più duro, un po' più croccante, che regge il fatto di avere la sfoglia. Vabbè, la sfoglia la sanno fare. La sfoglia proprio. La sanno fare, sì. Qui il formaggio si è comportato meglio. C'è pure un bel profumo proprio questa. Ma questo è il profumo della cipollina classica. Buono. Credo sia proprio una mozzarella però. Perché fila tanto. C'è un prosciutto cotto di qualità. Sì. La sfoglia è buona. Pomodoro un po' alla buccia pure mi sa. Ah no, è cipolla, ok. Però guarda, se mi permetti continuo a dire, rispetto al secondo fatto, che abbiamo dato 9 meno,
qui le sfoglie mi piacciono di più, di là il riempimento mi piaceva di più. Guarda qui che bello il fatto che sia molto consistente il fondo e quindi non si rompe in mano, che come sfoglie hanno vinto. Abbiamo fatto, secondo me, con questo video un gran bel servizio. Sì, anche se sei un turista solo ed esclusivamente di passaggio, che hai anche solo 2 ore da perdere in città, cioè mangi decentemente anche con pochi soldi. A meno che ti vuoi sedere per forza nel localino con gli ombrellini colorati, allora fai. Parla di street food e piassi una cipollina, una bolognese al volo, una cartocciata al volo. Voto per questo. Non so, per me quello prima era 9 meno, questo 8 e mezzo, 9 meno meno. Sì, sicuro sopra l'8 e mezzo. Non lo so, sono un po' combattuto. Vabbè, questa è una decisione tua, amica mia. Vabbè, dai il tuo voto tu. Tra l'8 e mezzo e il 9. 9 meno meno. Per me c'è un meno rispetto al secondo. Il secondo, però beh, dipende, ripeto, qua mi è piaciuta di più la sfoglia, quindi 9 meno pure qua questo. La sfoglia era un missile, là che abbiamo dato? 9 meno. 9 meno anche a questo. Si sono equilibrati, sì. Uno per un motivo, uno per un altro. Allora, 9 meno. Molto bene. È finita questa qua. Questo qua. Questo qua. C'è sta tanta altra roba da fare e da scoprire. Quindi, grazie Vince. Grazie pure per avermi fatto la salita per far vedere sto cazzo. Un minuto e mezzo, 40 secondi forse. Grazie per vedere sempre i miei video. Ciao. Ciao.